rifugiati, di persone che scappano dalla guerra e vengono accolte anche nel nostro territorio, sempre però sotto la regia e il controllo del Ministero dell'Interno, della Prefettura, nella figura del prefetto, la dottoressa Tancredi. Allora, lei è andata a verificare, di fatto lo fa regolarmente, ma una volta di più è andata a verificare un sito che era stato un po' messo in discussione, così? Sì, ieri pomeriggio mi sono recata a Pettinengo dopo alcuni articoli di stampa che erano stati pubblicati e che evidenziavano uno stato di forte degrado, addirittura accusando quasi in modo velato, anzi neanche tanto velato, di aver trattato la famiglia, il nucleo di ucraini che si sono presentati il 1 marzo e che, per i quali è stato avviato l'accesso ai CAS, in quanto la famiglia alla quale avrebbero dovuto ricongiungersi non era assolutamente in grado di ospitarli. Premetto che è arrivato un certo numero di ucraini qua nella provincia di Biel, che sono stati quasi tutti ospitati da familiari, per i quali sarà avviato un percorso privilegiato dall'amministrazione dell'interno finalizzato al ricongiungimento familiare. E peraltro i CAS che sono in carico alla prefettura, e questa è stata una scelta di campo ben precisa, la prefettura ha privilegiato gli appartamenti al fine di favorire una accoglienza, diciamo, di tipo diffuso su tutto il territorio ed evitare per quanto possibile dei centri collettivi che impattano in termini, non dico negativi, ma di certo potrebbero toccare le sensibilità dei cittadini. Allora, senta prefetto, la ringrazio moltissimo, sicuramente sono due dati che emergono in modo importante, che la prefettura intanto ha la gestione primaria e il secondo dato forse ancora più importante è che vigila sulle situazioni, insomma so che lei si è recata fisicamente, quindi grazie mille. Voglio aggiungere questo, che periodicamente noi facciamo sulla base di una programmazione accessi ispettivi ai CAS che sono in carico alla prefettura di Biella. C'è un'apposita commissione che è costituita da un dirigente della prefettura, da un rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine, dell'Ispettorato del Lavoro e dell'ASL. E laddove si dovessero riscontrare delle criticità o delle inadempienze contrattuali, vengono applicate delle penali, se non si può giungere addirittura alla revoca, alla risoluzione del contratto.